43. Vera conoscenza. Che differenza c'è tra apparenza e vera conoscenza? Commento. Attraverso la sua evoluzione, l'uomo sperimenterà delle dimensioni in cui potrà conoscere la realtà che lo fa vivere, dell'ambiente nel quale è immerso. I maestri spiegano che conoscerà la realtà attraverso nuovi modi di approccio, nuovi mezzi di conoscenza, ossia attraverso l'identificazione con ciò che si conosce. E sarà una conoscenza vera perché andrà al di là dell'apparenza e vi sarà proprio un'identificazione tra l'oggetto e il soggetto, senza possibilità di errore o di distorsione.